probabilmente Sabatino. Sabatino Damiano? Sì, sì. Io con creatura rinda la terra, passo brigando guarda la ferra, ho porta attaccata in gomba un dagno, e non nascosa la fine compagna. Quindi questo Sabatino che giocava nella campagna, il brigante è passato, l'ha visto, l'ha preso, se l'ha portato e l'ha consegnato ai suoi compagni, ai suoi complici. Rindo paese si spanna la voce, tutti i parenti si preano a croce, arriva lo breve ed arriva il soldato, ma chi lo piattura se l'hanno pigliata. Quindi si spanna la voce in carbonato che è stato rapito questo ragazzo. Arriva i preti, arrivano i carabinieri, tutta la gente dice ma che è successo? Cominciano a fare indagini. Non passano i giorni senza pensiero, se va più forte quando è la sera, a trova una lettera quando è la mattina, papà me i soldi si può sabatino. Vedete, capite che succede? Mentre tutti quanti stanno in pensiero, a un certo punto arriva una lettera anonima e in questa lettera c'era la richiesta del riscatto di Sabatino. Si vanno figlia non giusta prezza, non bastano a Luca e a stemme di sprezza, tutta di solda vi maguta e tutta l'ora vi maviglia. La famiglia si deve mobilitare per cercare di raccogliere quanto più soldi e quanto più ore è possibile. Ma che più lacrima tenga vecchiagna, pensavo padre scendendo a volagna, con cuore spezzato e vita terra, casa anche vacanza, pensava sta guerra. Se è vinta a chiesa sera e mattina, cerca una grazia per Sabatino, angelo bello per dire celeste, salva ma figlia ma giovane onesta. Qua c'è la figura della mamma che sta sempre in chiesa là in piazza, in chiesa dell'Annunziata, a pregare San Michele, questo vuol dire celeste San Michele, di cercare di far tornare a casa il bambino. Ma qua manella mettendo signora, figlia ma buia senza rumore, scende ai piscopi per dire la montagna, so figlia la fama non frutta sa magna. A questo punto interviene forse il padre Tempo che fa scappare Sabatino, e Sabatino scende dall'altra parte della montagna, non scende da questa parte, arriva a Sarno, ai piscopi, a Piedi, dove preso dalla fame si raccoglie qualche frutto dagli alberi e comincia a mangiarlo. A un certo punto esce il padrone di questo fondo, di questa terra, lo vede che il bambino sta mangiando il frutto, gli chiede chi è che è successo e lui gli racconta tutta la storia. Esce un padrone, è vero guaglione, pensa in un ladro e fuoco bastone, o giovane buia la dice te spaglia, ramana aiuto paese già saglia. O porti da casa e ora di storia, sento tu fatto e per poco non muore, pensa che a morte si esce la porta e allora una scorna rita la sporta. Quindi questo contadino capisce la condizione del Sabatino e sa che se esce dalla porta, se i briganti lo vedono lo ammazzano, quindi cerca di correre il rischio e lo nasconde in una sporta con la frutta sopra. In coppa al carro mettendo una scusa, si è mai distrotto tra frutta di luce, ho porto paese da mamma e tuo padre, non voglio vada chi lo ammalato. Si è capito? Lo porta a casa dalla mamma e dal padre e dice non ti piegare a quell'uomo ladro, quel brigante, che stai una grazia di San Michele, dice da mamma tanto fedele, tutto risolto e tutto allora chi madonna al nostro Signore, tutto risolto e tutto per l'ora vi madonna al nostro Signore. Quindi alla fine regalano tutti i soldi e tutto l'oro che avevano raccolto alla chiesa di San Michele e di Arcangelo. E questa era la storia di Sabatino.